Bentrovati. Per lo provo io per voi, oggi in questo mini tutorial vi vado a spiegare la lavorazione in linea della rete d'Irlanda con archetti a 7 catenelle. Sul canale trovate già un tutorial in cui vi ho spiegato sempre la lavorazione in linea della rete d'Irlanda, ma con archetti a 5 catenelle. Non tutti sanno che la rete d'Irlanda ha moltissime variazioni. Si può lavorare a 3, a 5 e a 7 catenelle per gli archetti o anche a maglia alta che dà l'effetto nido d'ape alla rete stessa. Il multiplo da rispettare è di 6 più 1. Andiamo ad avviare la nostra catenella di lavorazione. Il cappietto iniziale io non lo conto mai, quindi procedo con il contare le catenelle multiplo di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 e 30. Lavoro la mia catenella aggiuntiva e sulla seconda, a partire dall'uncinetto, vado a lavorare il mio primo punto basso. Questa non la contiamo, ma contiamo la prima che è sotto l'uncinetto, la seconda, e su questa andiamo a lavorare il nostro punto basso di apertura della prima riga. Le 7 catenelle per dare spazio all'archetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lasciamo 5 punti di base, 1, 2, 3, 4 e 5, e nel sesto andiamo a lavorare il punto basso di chiusura del primo archetto. E questa è tutta la sequenza di ripetizione per la prima riga della lavorazione, che andremo a chiudere con un punto basso sull'ultima catenella. L'ultimo archetto lo chiudiamo sull'ultima catenella con un punto basso, così come abbiamo iniziato la riga. Il campione che sto lavorando è su una base di 30 punti. Lavorata la prima riga, come vi ho detto, con il punto basso sulla seconda catenella a partire dall'uncinetto e chiuso allo stesso modo con un punto basso sull'ultima catenella, la seconda riga di ripetizione viene lavorata in modo differente. La iniziamo con 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ed un punto basso nel primo archetto disponibile della riga. Lavoriamo tutta la nostra seconda riga con gli archetti di 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso nell'archetto e alla fine della riga stessa vi faccio vedere come chiudere l'ultimo archetto. Chiudiamo la riga, la seconda, lavorando l'ultimo archetto con 3 catenelle ed un punto alto doppio sulla maglia bassa sottostante. E abbiamo concluso la seconda riga di ripetizione del punto. Dal terzo giro in poi andremo ad alternare il primo e il secondo giro. Vi faccio vedere come ripartire e come lavorare l'inizio e la fine e dei giri dispari e dei giri pari. I giri dispari dal terzo in poi lo iniziamo in questo modo. Una catenella, entro nel punto alto doppio appena lavorato e lavoro un punto basso. 7 catenelle per l'archetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chiudo l'archetto con un punto basso nell'archetto successivo. Come
Continuo a lavorare gli archetti centrali e poi vi faccio vedere come chiudere la riga. Chiudiamo la terza riga, quindi quella di Spari con 7 catenelle per l'ultimo archetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ed un punto basso sulla quarta catenella sottostante. Quindi andiamo a contare 1, 2, 3, nella quarta vado a lavorare un punto basso. Vedete che la riga è iniziata e terminata con un punto basso lavorato. La quarta riga e tutte le righe pari le iniziamo con 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ed un punto basso nel primo archetto disponibile. Continuiamo la lavorazione degli archetti centrali e poi vi faccio vedere come chiudere anche questa riga e tutte le righe pari. Sono alla fine della quarta riga, vado a lavorare il penultimo archetto, quindi 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un punto basso nell'ultimo archetto della riga stessa. Vedete che adesso dobbiamo lavorare l'archetto di chiusura e lo andiamo a lavorare con le 3 catenelle 2 e 3 ed un punto alto doppio, così come abbiamo fatto per il secondo rigo. E andiamo a chiudere la quarta riga e tutte le righe pari della nostra lavorazione. Continueremo per tutta la lunghezza del lavoro che abbiamo deciso di fare alternando il primo e il secondo giro, così come vi ho fatto vedere poc'anzi. Io mi auguro che anche questa volta sono stata utile. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e intanto io vi aspetto per i prossimi tutorial.